Ciao e benvenuti. Oggi andremo a realizzare una cornice particolare. Userò del materiale di scarto che ho qui in giro, però la particolarità di questo video sarà vedere alcune tecniche per fare la cornice, non tanto la bellezza della cornice in sé, ma le tecniche e qualche trucchetto per farla in modo preciso. Io utilizzerò principalmente il bancosega e farò i tagli a 45 alla troncatrice. Quindi non sarà niente di elaborato, però comunque adesso andremo a vedere come realizzare questo. Allora, per fare questa cornice utilizzerò del classico materiale che si può trovare da qualsiasi parte, quindi il fondo sarà fatto col multistrato e la cornice vera e propria verrà fatta col classico abete lamellare. Uso questo perché sostanzialmente è la prima cornice ufficiale che faccio. Non volevo utilizzare legni particolari, ma inizierò con questo. Il soggetto del quadro sarà il logo di un maker che seguo su YouTube, che non è molto famoso, però il canale è interessante, quindi se volete andare a visitarlo, qui sotto trovate il link in descrizione. Quindi andiamo a fare la cornice. Iniziamo con come prendere le misure. Dunque, per prendere le misure ci sono varie strade, varie scuole di pensiero. Io vi farò vedere come l'ho pensata io. Quindi diciamo che questo sarà il quadro, ma voglio lasciargli un bordino di legno. Poi vedrò se impregnarlo o lasciarlo così grezzo. Comunque, diciamo che più o meno il risultato finale sarà un bordo così e la cornice. Quindi vado a misurare. Allora, io gli lascerò 3 cm ai lati. Calcolo 1 cm di sormonto della cornice. Adesso prendo le misure di quanto verrà la cornice interna. 50 cm. 37 e mezzo. Come faccio ad andare a misurare quanto tagliare? Io so, con queste misure so che questo uno sarà da 500 e uno sarà da 375. Per andare a tagliare il pezzo giusto, a me interessa sapere quant'è questa a lunghezza e quant'è questa lunghezza. Come faccio a calcolarla? Semplicemente vado a aggiungere lo spessore della cornice. Quindi nel mio caso io ho pensato alla cornice di farla da 30 mm, quindi 500 più 30 mm di qua, 30 mm di qua, questa sarà 560. Stessa cosa di qua, 375 più 30, 405, più 30, 435. Così ho i due tagli. Quindi adesso vado al bancosega e sfilo le quattro tavole. Poi andremo alla troncatrice e vedremo come fare questi tagli con precisione. Adesso andrò a fare uno scasso qui, che sarà la sede del vetro. Poi gli farò uno smusso qui, in questa parte, poi magari un altro scasso di qui come fattore estetico.
prima di fare la scalanatura, io adesso ho fatto questo e questo. Prima di fare la scalanatura per il vetro, andrò a troncare a 45. Lo faccio subito perché almeno adesso ho ancora un appoggio. Dopo, quando ci sarà la scalanatura, non avrò più tanto appoggio per fare il 45 gradi. Quindi mi scelgo già i pezzi che voglio usare nel lato lungo e lato corto. Ad esempio, qui c'è un difetto. Qui c'è un difetto, però qui c'è un difetto grosso. Quindi questo diciamo che lo userò come corto. Questo come corto, questo come lungo e questo lungo. Quindi mi risegno. Oltre a segnarsi i pezzi, è anche importante segnarsi l'angolazione del taglio per non sbagliare. Ok, così facendo, quando andremo alla troncatrice non faremo casino, non c'è la possibilità di fare errore. Allora, come effettuare il taglio in precisione? Io adesso ho già spostato la mia troncatrice sul 45 gradi. Sarò aiutato dal fatto che io ho una battuta che ho fatto io, quindi è molto più precisa di quella originale. Se non hai visto il video di questo, di come ho realizzato tutto questo, lo trovi in descrizione, c'è anche una playlist che riguarda tutto il mobile della troncatrice. Questa è la mia ultima creazione. Adesso andremo a testarla. Comunque, questo è il mio punto di taglio, dove andrò a fare il primo taglio. Io so che la parte interna dovrà essere di 375 mm. Quindi cosa faccio? Prendo la riga e mi segno i 375 mm che mi servono a me. Una volta segnati con una squadra a 45 gradi, mi riporto il segno così. Mi segno la misura. L'altro pezzo sarà lungo 500, quindi faccio la stessa cosa. Da qui, dal taglio, mi punto 500. Una volta segnato il 500, me lo traccio, così ho le due misure impostate. Adesso per segnare dove andrà fatto lo scasso, l'altezza, senza fare misure dalla NASA, utilizzo il metodo empirico, cioè prendo il fondo che andrà messo, il vetro, sì, accosto il pezzo, e mi segno con la matita dove andrà fatto lo scasso. Adesso regolo la lama a questa altezza. Please don't talk about
siamo pronti per incollare. Sicuramente a questo punto qualcuno storcerà il naso per quello che ho fatto, qualcuno griderà il sacrilegio, però questi sono stati scarti di lavorazione, quindi ho usato principalmente pezzi di scarto, quindi non ho usato le attaccaglie, le cose apposta, perché uno, perché non le avevo, potevo comprarle su Amazon, però l'obiettivo di questo lavoro non era fare il figo con le cose precise, ma vedere un po' di trucchetti per fare le cornici al meglio. Oltretutto siamo in laboratorio, quindi non è che devo vendere questo prodotto qua. Questo qua è una cosa per me che ho fatto, e questo pezzo qua comunque rimarrà verso il muro, quindi quello che conta è quello che c'è dietro. Andiamo a vederlo. Direi che il risultato finale è questo qua. Secondo me non è niente male, non è niente male, è venuto bene. Quindi adesso non mi resta che andare ad appenderlo. Devo dire che il risultato finale non è niente male. Ovviamente ci sono degli errori, non è proprio preciso come me lo immaginavo che venisse, però alla fine non è venuto niente male. Quindi abbiamo visto che con un semplice pezzo di abete ho fatto degli smussi al bancosega, poi ho creato la cornice facendo i tagli a 45 gradi grazie
alla troncatrice con quel trucchetto che abbiamo visto di riportare le misure. Questa qua ovviamente è stata la mia prima cornice ufficiale, diciamo, quindi ovviamente, come ho detto, ha degli errori che comunque mi aiuteranno a capire come procedere la prossima volta, perché questa non sarà l'unica che farò, ne farò altre, le farò, cercherò di farle un po' più lavorate, farò qualcosa di più particolare. E, beh, non lo vedremo subito, ma prossimamente penso di realizzare qualcos'altro di simile, comunque di lavorare ancora sul discorso cornici, ma qualcosa di più particolare. Comunque l'ho creata perché avevo questa stampa e volevo dargli un giusto posto dove metterla. Poi questa parete qua, che è una parete scorrevole, non mi piaceva, almeno adesso c'è qualcosa. C'ho uno sfondo, almeno adesso c'ho uno sfondo da guardare. Poi magari qui sotto, appunto, una cornice riguarderà magari, che ne so, lo sticker wall dove metterò gli adesivi, non lo so, non ci ho ancora pensato. Il video termina qui, io ti invito a iscriverti al canale per non perdere i prossimi video che pubblicherò. Se spunti la campanella verrai avvisato quando esce il prossimo video. Inoltre ti invito a seguirmi su Instagram in modo da poter rimanere aggiornato su quello che faccio nel mio angolino. Quindi lascia pure un commento per dirmi cosa ne pensi, se l'avresti fatto in modo diverso. Ovviamente ci sono mille, mille modi di costruire una cornice così, però devo dire che a me piace come è venuta. Vi do appuntamento al prossimo video.